A fine giugno a Letto Manoppello aprirà il sentiero dei minatori. Sindaco, com'è nata questa iniziativa? Un'iniziativa che è nata con l'insediamento della nostra amministrazione 2 anni fa. Abbiamo progettato questo sentiero. Volevamo mettere alla luce naturalmente tutto quello che riguarda i minatori di Letto Manoppello in questo caso. Siamo stati lungimiranti perché abbiamo preparato un bel progetto. La Regione Abruzzo ci ha naturalmente finanziati per poter così dire mettere in sicurezza il sentiero, poter entrare nelle miniere e quindi vedere un po' tutto quello che i minatori di una volta con il loro lavoro naturalmente facevano. Questo è un importante risultato, naturalmente siamo orgogliosi di questa cosa, saremo insomma il primo comune che farà accedere a chi lo vorrà, naturalmente ai visitatori che verranno a trovarci, questo bellissimo itinerario messo in sicurezza naturalmente e con tutta diciamo, la parte anche naturalistica che i luoghi naturalmente hanno. Come fare per venire a visitare questo sito? Vengono a Letto Manoppello, passano attraverso il centro di informazione del Parco Nazionale della Maiella, si prenotano, una volta formato il gruppo ci sono le guide che poi accompagneranno lungo il percorso, guide composte da diciamo, guide professionistiche, geologi, guide riconosciute dalla Regione Abruzzo e poi naturalmente ecco, faranno questo percorso che ripeto inaugureremo il 26 e il 27 di giugno nella giornata appunto delle miniere nazionale.